Buongiorno, Buongiorno. benvenuti nel salotto letterario di Aletti Editore. Questa mattina abbiamo il gran piacere di ospitare il poeta Gianluca Alberti. È un autore conosciuto, un autore che ha pubblicato con l'Aletti Editore nella collana I Diamanti. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Faccio questa domanda per prima. Come è iniziato il tuo cammino artistico nel mondo della letteratura? Guardi, io ho iniziato così spontaneamente, diciamo da bambino, ho iniziato a scrivere poesie. C'avevo questo desiderio, non so da dove nasceva, di esprimermi in versi. Mi ricordo la prima poesia è stata, ero un po' indisciplinato all'elementare, la maestra mi mandò fuori, dalla classe nel corridoio per punizione. E io tornai, in quel momento pensavo a una poesia da scrivere sulla strada che percorrevo da casa a scuola. Io sono nato a Napoli, quindi era a Napoli questo episodio. E mi ricordo che la mia maestra poi chiamò mia madre, quando parlò con mia madre, le disse: "Guardi, io l'ho mandato in punizione e mi è tornato con una poesia." Bellissimo, bellissimo questo inizio, proprio bello. Napoli io la conosco molto bene, è la città degli artisti, la città degli incontri, degli artisti, insomma, è È così. una città, un porto di mare, tra l'altro, no? Sì, mi piace anche Napoli sotterranea, è stupenda proprio, Bello, sì, molto, moltissimo. veramente. Io l'accento non ce l'ho più, come potete sentire. Dico sempre: Infatti. l'accento l'aggio perso, ma spirito è kill. No, no, vabbè, Perché Napoli. è da 30 anni che abito a Forlì, poi, ecco. E per questo 9 hai anni. perso l'accento napoletano, anche ormai di quella appartiene a Napoli Sì. come nome, come tradizione, ma ormai hai un'altra patria, Beh, insomma. comunque la Romagna, quando mi sono trasferito in Romagna, mi sono consolato dicendo: vado al sud del nord, non al nord, al sud del nord. È E vero. la Romagna è una terra molto calorosa, molto accogliente, molto generosa verso i suoi ospiti, Certo, come Napoli, ecco. possiamo dire che il napoletano sa stare in qualsiasi terra, in qualsiasi Sì, questo è parte. vero, questa è l'arte dell'arrangiarsi. Perché basta andare a Napoli, vedere la gente, conoscere. Io conosco bene Napoli, Sorrento, tutte le vostre zone mi piacciono da morire, veramente. Sono stupende perché sono la terra del sole, no? La terra del sole, dell'amore, della Sì. creatività. Insomma, è un popolo Tanti, molto tanti vengono attivo, creativo si da. può Sì, dire, c'è insomma, è un. anche ospitale, ospitale. Bene, allora, da cosa trai ispirazione quando scrivi un libro? Ma tu, io ne ho scritti, questo è il mio terzo libro di poesie. Tra l'altro, il primo l'ho pubblicato anche esso con l'Aletti Editore, e il secondo con un'altra casa editrice. Intitolato, Comunque, come è il intitolato il libro? primo, ecco, questo è importante, i titoli dei primi due libri, perché dico sempre: questo è il terzo libro, ma è il primo con una maggior consapevolezza poetica, perché gli altri due ero cosciente che erano miei tentativi di poesie, e infatti lo primo l'ho intitolato Le mie sciocchezzuole. Sapevo che erano, non so, non, forse non potevano essere definite poesie. E il secondo, proprio paradigmaticamente, La poesia che si deve ancora fare. Bello, bello. E invece questo sono tutti e tre libri, tutti e tre i libri sono un po' una raccolta, sono dei diari dei miei vissuti, emotivi, incontri, esperienze del mio passato in versi. Capito. Sono Il uno. limine, il titolo è il limine, che cosa vuol dire il Ecco, limine? infatti questo in limine lo spiego nella quarta di copertina. Praticamente qui è raccolto, condensato, alcune esperienze, alcuni incontri, alcuni in cui del mio passato. È condensato il mio passato che mi ha portato a essere quello che sono alla soglia di 40 anni. Infatti dico nella quarta copertina, si dice che a 40 anni inizi la vera vita di una persona. Ebbene, alla mia pongo questo libro in limine, perché in limine sono quelle frasi di apertura dei libri, no? Certo. In limine, infatti,
vedete anche nell'immagine, il limine è la soglia di una porta quando si esce o si entra, ecco. Certo. È l'ingresso nel cuore della gente, insomma. È l'ingresso, esatto. O l'uscita a una nuova vita, cioè dipende da se, dal punto di vista, sì, se si entra o si entra. L'ingresso è l'uscita, si può dire. L'uscita l'incontro da me. È l'addio. L'incontro è l'addio. Esatto. Sì, esatto. Sì. Intende questo. Bravissimo. Ecco, se lei fosse, se tu fossi solo il lettore di questo libro e non l'autore, può indicare perché lo consiglierebbe a un potenziale nuovo lettore? Perché consiglia questo libro ad un altro lettore? Ma forse, bella domanda prima di tutto, forse lo consiglierei perché nei miei vissuti ci si può rispecchiare, perché comunque parla di vissuti non solo di tanti vissuti emotivi, dall'innamoramento, dalle delusioni, dalla disperazione, dalla mancanza appunto di fiducia, oppure anche dalla speranza intuita, dalla speranza in qualche cosa di comunque anche in una, cioè a mio parere è un libro che dà speranza, che apre una speranza di dire anche se nel momento in cui non ti senti come vorresti essere, non ti senti a posto, comunque tutto quello che tutto serve nella vita, anche i momenti bui, ecco, anche i momenti senza luce, come dice in un passo della prefazione Giuseppe Letti. Proprio se posso leggerlo, mi piace molto questo passo della sua prefazione. Sì, prego, prego, stavo per farlo io, benissimo, che lo, meglio che sì, può leggere, prego. È questo che lo differenzia da altre proposte di poeti contemporanei: andare a indagare senza censure la parte più intima e vera, anche quella in penombra, anche o ancora oltre quella senza luce. Bellissimo. Diciamo, in certe mie poesie si vede che sono proprio nel buio, però allo stesso tempo non mi sono mai scoraggiato, perché appunto in quei momenti il mio motto è stato tutto serve, tutto servirà. E infatti appunto tutto è servito, anche i momenti bui della mia vita sono serviti a diventare quello che sono e adesso sono soddisfatto di quello che sono. Sono diventati momenti di luce. Sì, esatto. Infatti anche di dolore e di lacrime, in pratica comincia ad apprezzare. Infatti la vita. Anche su questo, sulla luce, vorrei fare un commento proprio alla copertina. La prima proposta che mi è stata fatta era quella dell'immagine che avevo mandato in copertina, che ricopriva tutto e veniva un libro tutto nero. In realtà io l'avevo pensato con una cornice bianca. Perché la luce che incornicia anche i momenti nostri bui, anche l'oscurità, diciamo, cioè noi viviamo nella luce e anche l'ombra è un segno della presenza della luce, come dico in una poesia, tra l'altro. È vero, perché l'ombra partorisce la luce a volte. Esatto. Questo è vero. Poi ho visto sulla copertina. Ma l'ombra è fatta dalla luce, in realtà. Se non ci fosse, certo, la luce, l'ombra non ci sarebbe. Certo, ci vuole come un quadro, il nero, il bianco, esatto, altrimenti sì, non è il quadro. La copertina è bellissima perché questa luce di mezzo che si trova sembra una strada che indica l'uscita da questo buio, esatto, sì, dove si trova la persona, che c'è uno spiraglio di luci sempre nel, esatto, nostro cammino, a volte tortuoso, no? Perché camminiamo in un mondo abbastanza ostile a volte, vige l'indifferenza dell'essere umano, e oggi il materiale che esteriore a volte, cioè, sia esteriore, certo, ma anche interiore a volte dobbiamo, esatto, fare i conti con noi stessi, e non è facile. Esatto, ancora peggio con l'interiore, perché uno soffre e nessuno può aiutarlo a volte. Questo, esatto, è vero. Sono d'accordissimo. Allora, nella prefazione di Aletti, infatti, scrive: il poeta è un incisore. Attenzione, sì, questo termine è bellissimo. I suoi attrezzi sono le parole e il ritmo. È bellissimo, è vero. Sì. Siamo artisti, in pratica. Tu sei un artista. Benissimo.
Quali sono i tuoi progetti futuri sulla scrittura e sulla pubblicazione di nuove opere? Hai qualche cosa nel cassetto custodito Guardi, subito dopo gelosamente? aver mandato in stampa questo libro, ho fatto un'esperienza spirituale molto significativa, il mese ignaziano, non so se sa, con i gesuiti, un mese proprio di ritiro in silenzio No. e lì ho composto parecchie nuove poesie che poi ogni tanto, cioè le poesie alla fine devono venire, devono nascere da sole, non so come dire, quindi Certo, non è certo. che mi pongo l'obiettivo di un nuovo libro subito da pubblicare, però per adesso voglio promuovere questo, perché i primi due libri non avevo la consapevolezza di quello che facevo, diciamo, li ho pubblicati più per me, più per uno sfizio personale. Questo sento che è un prodotto più maturo e desidero proprio promuoverlo come si deve, infatti anche per questo ho accolto l'offerta che mi fate di fare di questa intervista. E quindi per Perché adesso mi meriti, concentrerò anche meriti. sulla Meriti promozione, qualcosa. poi più avanti ho scritto anche dei racconti, tra l'altro un mio racconto è arrivato alla seconda classificata, il premio internazionale Quasimodo. Sì. Magari proverò a scrivere qualcosa anche in prosa. Le potrei dire, mi è venuto l'ispirazione di scrivere un manuale sul mio metodo di vita. Il metodo Bello. random, cioè come gestire la propria vita a casaccio. Ho scritto Bello. l'introduzione, non so se andrò avanti, però un metodo un po' di simpatia, di perle di saggezza in modo ironico, ecco. Una bella idea, proprio bella. Ti auguro di subito di realizzare il tuo sogno e di farlo diventare realtà. La Poi ringrazio. questo tuo modo di andare dai gesuiti a riflettere e meditare è bellissimo, perché sì, abbiamo bisogno di uno spazio a volte silenzioso e nel frattempo dove non c'è, non è diciamo a contatto con la gente. Abbiamo bisogno di questo spazio per riflettere, meditare, anche magari pregare, trovare noi Sì, stessi. esatto. Quel tassello mancante nel nostro cuore che non esiste Bellissimo, più, veramente sono d'accordissimo. sì. Quel tassello che può essere riempito solo da una presenza più grande, ecco, da un Esatto, amore più grande, come quella io lo divina. definisco, ecco, mi piace definire l'Altissimo un amore più grande. Per, Certo. citando il Vangelo, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici, che per me è il nucleo proprio del messaggio di Gesù e della sua stessa vita. Comunque, vabbè. Perché Gesù era, diciamo, secondo me, figlio di Dio e non soltanto era quello che annunciava la parola di Dio, ma in un La contesto incarnava. faceva le prediche, ma anche annunciava il nome di Dio tramite il suo cuore, non Esatto, sì. tramite la sua lingua, perché trasmetteva No, col tramite. linguaggio dal cuore, partiva, si sentiva, ed ecco perché Infatti, colpiva tutta la gente. incarnava la parola, incarnava la parola, incarnava l'amore, che Dio è amore, Del incarnava la verbo. verità, e noi, se posso dirlo, posso permettermi, siamo chiamati a fare altrettanto, a incarnare ciascuno la verità, che per me è una, ma ognuno la incarna personalmente, ognuno ha un rapporto personale con ciascuno di noi, quindi è universale e soggettiva allo stesso tempo, la verità. Bellissimo. E noi siamo chiamati a incarnare la nostra verità, ecco. Ho notato. Seguendo un po' di maestri, di punti di riferimento, perché poi ognuno ha i propri punti di riferimento. Per me è Certo. Gesù, cioè, attraverso i miei amici, mi aggiunge Gesù, attraverso le persone come lei, come te, come tutti gli incontri che faccio. Infatti c'è anche una poesia incontro proprio su Cristo, quindi. Se vuoi recitarla, ti ringrazio. Sì, Se hai voglia di è recitare. molto. Stavo per chiederti comunque questo io. Mi hai letto nel pensiero, da È poeta. molto, come dire, non so, non mi viene in termini, molto immediata come poesia. Come molte mie poesie in questo libro sono molto brevi, però condensano un'immagine molto Significato. forte, Significati forti, forti significati, sì, è vero, come frammenti che ho Esatto. sotto mano, poi abbiamo la mia poesia,
Poi abbiamo Vita in rime, che è molto Esatto. breve, anche questa, riflessi. Le tue poesie sono veramente brevi, ma hanno un contenuto che è veramente misterioso e bellissimo, mi piace, mi affascina. Noi, mi è piaciuta la poesia, noi, Vanità, questa mi ha colpito molto, anche Vanità. Oggi ci sono tanti vanitosi in giro, purtroppo. Lo sai bene Anch'io un che... po' lo sono, ma anche i poeti noi non possiamo negare di essere un po' vanitosi. Purtroppo nel DNA di alcuni poeti c'è, purtroppo. Posso dirti questo tranquillamente. Il poeta si sente come un principe, no? A volte. Lasciamolo fare, giusto? Ognuno pensa come vuole, insomma, certamente. Visione, nebbia, la luce, il vento diviene. Mi piace. Parlavamo dell'ombra, della luce prima, no? Ed ecco qui. No? Poi ha scritto, per esempio, nebbia esistenziale, solitudine di piazze vuote, deserta, distesa di realtà, fantasma. Colore sfumato in ogni raggio di sole filtrato, oscurità lucente, abbaglio fatale per chi non si pente di affermare velocità. In strada vanamente avanzo nel bianco, estraneo, orizzonte, sbiadito, ravvicinato, alberi, case, ogni cosa nascono allo sguardo, a un passo dal naso, mistero, lungo la via. È bellissima questa, mi ha colpito molto questa poesia, confesso, perché io ho sfogliato, ho letto le tue poesie. Per poter fare l'intervista bisogna leggere tutto, no? Ho letto questa poesia, mi è piaciuta Vanità molto perché veramente colpisce questa lotta tra la nebbia e la luce. Prima abbiamo parlato dell'ombra. Esatto. Sono Qui c'è un freschi, ma ossimoro, oscurità significativi. lucente, no? Sol mi Oscurità fa, molto. solo ombra, sono, il sole mi fa. Anche questo contrasto tra l'ombra e il sole, che è la luce, la madre della luce, no? E quindi è bellissimo, molto bello. È un viaggio In nella questo libro natura. ci sono anche molte, un gioco di luci e ombre, anche di riflessi. Molte poesie riparlano di come noi, io percepisco che noi siamo solo dei riflessi, riflessi per una luce più grande o se riflessi anche l'uno per l'altro, no? Come in Vanità Bellissimo, parla. allora mi puoi recitare la tua poesia che aspetto con ansia a questo Quella, punto. la poesia che, di cui parlavo prima, di cui parlava della mia punto di riferimento nel desiderio di crescere un po' nell'amore, questo è il desiderio un po' che incontro. Sì. Cristo presente nel respiro di amici. Qualsiasi amico, non importa la religione sua o il suo credo, cioè io ho vissuto a Bologna al tempo di università con amici totalmente atei o anticlericali, ma anche loro, io, in tutte le persone, anche di diversa religione o cultura, cioè tutte le persone hanno un valore divino, hanno una scintilla divina e nel respiro puoi assaporare la presenza dell'altro, dell'altro con la Certo, maiuscola, no? certo, E certo, questa poesia la dedico a tutti i miei amici che mi ascoltano, certo. giustamente, Mi ne piace approfitto. questa nel respiro, mi piace, Nel che respiro di amici. bellissimo, bellissimo. Ovunque esiste, ovunque presente in pratica. Bellissimo. Poi c'è questa Altro poesia, io terra, mi scusi, ecco, terremoto, sì. allora, sai, se sai a memoria la Certo. recita tu, dai. Io, terra terremotata a ogni luna. Danzo. Bellissimo, bellissimo. Qui parla un po' del mio caos, a volte del mio essere un po' ballerino, Agitato. ballerino in tutti i sensi, sia nell'umore, sia nell'interiorità, ma mi piace molto danzare, il mio sogno, ecco, non editoriale, non letterario, però il mio sogno sarebbe quello di diventare una poesia che danza per strada, come dice anche in un'altra poesia, Nostalgia della pizzica. Parlo di una poesia che danza per le strade e a me piacerebbe danzare per portare una nota di positività, perché sono abbastanza divertente, è creativo e coinvolgente quando danzo. Ho Molto questa, bene. oltre alla poesia, alla danza con le parole, mi piace anche danzare con
col mio corpo, ecco. Lì rispecchi anche i valori della tua terra natia. Esatto, sì, Loro sono la grandi tarantella. cantanti, ricordiamo ballerini, cantanti, registi, tutto hanno fatto, tutte le arti. Sì. Loro rappresentano l'arte vera dell'Italia, Napoli. in pratica. È inutile nascondersi dietro un dito. La conosco bene come zona, molto, molto ricca di tradizione, ma anche di cultura. Ecco, vorrei chiedere. Quale o quali sono i tuoi autori preferiti? Allora, io, e forse lo si coglie un po' dal mio stile, sono stato molto influenzato dal studio alle medie di Ungaretti. Ungaretti a me mi affascinava tantissimo. Sono d'accordo. E poi un altro poeta che mi piace è Montale, ecco. Montale, sì, uno Anche dei. se a volte nel leggerlo non coglievo la sua. È strano perché, per esempio, in una poesia come Meleggiare pallido e assorto, che parla del male di vivere, della fatica di vivere, dell'esistenza, io non ci vedo. A me mi arriva con i suoni, no, che invece a scuola ti spiegano che i suoni sono proprio nel far capire, a me mi arriva come una calma, una dolcezza che, non so, mi immagino il poeta Montale che passeggiava lungo le Cinque Terre nel pomeriggio, non in un pomeriggio con l'affanno del sole, ma con serenità. Poi, non lo so, poi la poesia arriva come arriva, ecco, a volte Sola, arriva da arriva. sola, Arriva arriva da da sola. sola e anche diversamente da come il poeta vorrebbe, da cosa il poeta vorrebbe trasmettere o da cosa ci insegnano che il poeta deve trasmettere, non so come dire. Questo è vero, nasce da sola, viene partorita dall'essere umano come una donna, no? Che partorisce un figlio, Sì. in pratica. Ecco, può raccontare la tua esperienza relativa alla pubblicazione di questo libro con la Aletti Editore? L'opportunità di pubblicare in una collana esclusiva come I Diamanti, dove ha avuto una grande firma come introduzione critica, un addetto stampa personale e adesso anche questo video di approfondimento sulla tua attività letteraria. Sì, io questo libro ho desiderato proprio anche lavorarci, investirci maggiormente. Infatti, prima di pubblicarlo, ho voluto proprio mettermi come dire, a lezione con il maestro Giuseppe Aletti, aderendo all'Accademia di Scrittura Poetica, e insieme, cioè. Sono un libro in cui ho ripreso anche altre poesie che ho già pubblicato negli altri due libri, ma rimaneggiate alla luce dei suoi insegnamenti, per me hanno una luce nuova e hanno trovato ho fatto riuscire a partorire, a tirar fuori anche da questo limine la loro essenza poetica vera, ecco. Sono contento. Chiudiamo questo incontro con il Va poeta bene. Gianluca, Ti che ringrazio, ci Fezio, ha per portato i avermi. frutti del suo cuore, anche delle sue immaginazioni, si può dire, ma Sì, anche di una realtà importante, quella di riflettere su diversi argomenti che riguardano la vita, la morte, ma anche l'amore, eccetera. Benvenuto alla prossima puntata con un nuovo libro in mano e ti inshallah, auguro inshallah, dico, inshallah, ultimamente il mio motto è inshallah. inshallah, con calma, inshallah, a Dio piacendo, tutto si fa, lei che è arabo, Se no? Dio vuole, vuol dire Esatto, se Dio inshallah, vuole, a Dio piacendo, se Dio vuole, tutto si fa. con tutto il cuore. E l'alleca, allora, a presto. Alla, a Sì, presto, e ok, l'alleca. Ma arrivederci. arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Ciao.